Oggi è martedì 17 e ho deciso di registrarvi questo video sempre leggero nel mio canale che mi è stato richiesto ieri sera da Carlotta, ovvero il video sui miei tatuaggi. Allora, premesso che non voglio essere ripetitiva, però capisco la situazione che stiamo vivendo tutti indistintamente in questo momento. Però voglio cercare di portare video tranquilli perché giustamente ci sono già i telegiornali che ci dicono come sta la situazione nei minimi particolari e quindi non sono una persona competente in materia, di conseguenza mi limito a fare dei video che a me danno tranquillità in un momento così, per passatemi il termine, un po' buio. Comunque, dobbiamo essere positivi. Oggi vi voglio parlare appunto dei miei tatuaggi. Allora, io ho incominciato a tatuarmi da grande, in quanto il mio primo tatuaggio l'ho fatto a 42 anni. Non avevo mai fatto tatuaggi prima perché, diciamo, la mia famiglia è sempre stata molto all'antica. Non sopportavano i tatuaggi e mi hanno cresciuto un po' con questa severità, e quindi ho deciso di bypassare sempre il momento dei tatuaggi. Un aprile, mi sembra del 2012, quindi a 42 anni, ho deciso di fare il mio primo tatuaggio, che appunto è questo qui. Poi vi farò vedere il dettaglio, solo questo, perché questo è stato aggiunto in seguito. Allora, io non sono una tipa che fa il tatuaggio perché io penso prima al tatuaggio che mi voglio fare e poi gli trovo un significato. Faccio il contrario di quello che fanno la maggior parte delle persone. Quindi, Michela, perché sono sempre stata megalomane da quando ero ragazzina. Il mio nome è un nome normale, un nome comune, però insomma mi ritengo fortunata sentendo diversi nomi un po' particolari che appunto hanno dato ai figli, in quanto secondo me un genitore quando decide il nome per un figlio deve anche pensare che lo deve portare per tutta la vita. Quindi il mio nome è un nome comune, che comunque non mi dispiace. Quindi il mio nome, poi ho un cuore dove ho l'iniziale di mio marito e l'iniziale dei miei tre figli. In tutti i tatuaggi, proprio in tutti quelli che ho fatto, sono sempre presente in primis mio marito, miei figli solo in questo tatuaggio. E voglio sfatare il fatto di non, ci sono per carità, ognuno ha la propria opinione, il fatto di non tatuarsi mai il nome, l'iniziale o il nome di un fidanzato, di un marito, di un compagno, come si voglia chiamare. Io non mi sono pentita, non mi potrò mai pentire di aver messo le iniziali di mio marito come tatuaggio. Perché comunque mio marito era ed è una parte importante della mia vita, come i miei figli, e sono certa, per scaramanzia dico spero che sia sempre così, però sono certa dei nostri sentimenti e di conseguenza non mi potrò mai pentire perché comunque la persona che mi ha dato anche tre figli, quindi dei bellissimi doni. Di conseguenza, sarà sempre comunque una persona importante nella mia vita. Non mi voglio dilungare. Poi, come secondo tatuaggio, io ne ho 11, quindi mi sono data da fare nel giro, diciamo, di 8 anni circa, sì, perché ho 50 anni, mi sono data da fare uno all'anno, a volte anche due. Comunque, vi farò vedere di seguito con le foto gli altri tatuaggi. Ho deciso di tatuarli tutti nel mio lato destro perché mi piaceva l'idea di tenere conservato un lato tutto bello pulito e l'altro tutto tatuato. Quindi i tatuaggi li ho tutti nel lato destro, li ho poi nella spalla per ovvi motivi e non spogliarmi qui davanti a voi, vi farò vedere una clip dove c'è la foto di tre tatuaggi.
Poi ho quest'altro, fiaba con il simbolo della donna di cuori. In linea di massima voglio dirvi che appunto riguardano me, in quanto c'è il mio nome, la mia famiglia. Donna di cuori e fiaba, mi piace l'idea, mi è piaciuta proprio l'idea di tatuarmeli. Perché mi piace la Disney, mi piacciono le cose anche infantili, pur avendo io 50 anni, e quindi il mio nucleo familiare, per quanto in tutte le famiglie ci sono problemi, possono esserci anche dei banali litigi, io ritengo che l'unica cosa importante, della quale veramente sono fiera, nei miei 50 anni è di essermi creata una famiglia. Per me veramente non voglio essere monotona, ma il mio nucleo familiare, composto, da me, mio marito e i miei 3 figli, è la cosa più importante della mia vita. I soldi possono andare e venire, ci deve essere come prima cosa ovviamente la salute, e quanto in un momento come questo, appunto, sia molto importante. Cerchiamo di salvaguardare la nostra e quella dei nostri cari e comunque di tutti, stando appunto a casa. Poi le mie passioni, nella gamba appunto troverete la foto, ho un rossetto con una scritta "Vivo di te", sempre deciso di fare quel determinato tatuaggio, dandogli poi io il significato, in quanto nel 2013 ho deciso di completare il mio lavoro con anche il trucco. Poi vi dirò esattamente, vi spiegherò in un altro video, magari farò un video, non lo so, se con mia figlia, dove rispondiamo a delle domande e vi dirò con esattezza, magari voi mi fate sotto un video delle domande e io cercherò di rispondere a tutte le domande che mi volete fare anche nel campo lavorativo. Quindi ho un rossetto con scritto "Vivo di te". E poi c'è anche l'iniziale sempre di mio marito, quindi vivo di trucco per l'altra passione e il lavoro che mi sono creata, e vivo di te, mio marito, perché ribadisco, sono logorroica, sono anche pesante, però vivo anche per mio marito, per i miei figli, ma anche per mio marito. Poi ho una scritta nel polpaccio dove praticamente c'è scritto SDV. SDV è una frase che mi accompagna da quando sono piccola, in quanto nel mio nucleo, diciamo, familiare, dove vivevo con mia madre, mio padre e mio fratello, viveva con noi anche mia nonna, e mia nonna mi ha sempre insegnato che non bisogna mai dare niente per scontato, e quindi quando qualsiasi cosa lei dicesse "domani si deve fare questo, domani, se Dio vuole". E "se Dio vuole" è una frase che continuo a ripetere sempre anch'io, quindi mi sono voluta tatuare queste 3 iniziali che per me sono molto importanti e mi legano anche a una figura, appunto, di una nonna materna che ovviamente non c'è più, che però mi fa piacere ricordare. Poi, un'altra data nella parte superiore, in numero romano c'è tatuato il giorno dei nostri 25 anni di matrimonio, in quanto l'anno scorso, il 10 di aprile, io e mio marito abbiamo fatto 25 anni di matrimonio e 30 anni che stiamo insieme. E ho voluto tatuarmi quella data proprio il giorno del nostro anniversario. E l'ho tatuata insieme a una luna, la luna perché mi piace come simbolo, io amo le lune, le stelle, i cuori, e quindi mi piace molto come simbolo. Ci siamo risposati in chiesa il 13 di aprile, che era un sabato, quindi il 10 io ho fatto questi due tatuaggi insieme. Poi sul fianco vedete. Lì è una storia molto lunga perché io avevo portato al tatuatore diciamo, un disegno che raffigurava i personaggi dell'amore. Adesso, probabilmente, se mi segue qualcuna giovane, magari non se li ricorda.
ma erano dei personaggi a me molto cari, avevo anche l'album delle figurine che raffiguravano appunto lui e lei nudi, e c'erano diverse, diciamo, diverse immagini, lui e lei sotto la pioggia, lui e lei in moto, l'amore è andare in moto insieme, l'amore è e tante altre cose. Una passione che abbiamo molto io e mio marito è quella di andare in moto. Mio marito faceva delle gare a livello regionale di enduro. Quindi la moto che è raffigurata nel mio fianco non è una moto da enduro, in quanto non volevo stravolgere quello che era il disegno di questi due personaggi, ma non vi preoccupate, ci ha pensato il tatuatore a stravolgere tutto, in quanto io mi ero limitata a portargli il disegno e a chiedergli di spostare nella parte di dietro, siccome c'era la bambina che guidava la moto e l'uomo dietro, io volevo che li invertisse. Basta, però che li lasciasse come erano raffigurati, cioè nudi, in moto, con un casco e forse una sciarpa, non mi ricordo neanche perché, ripeto, è stato stravolto. Lui mi ha sfumato tutto il tatuaggio, infatti purtroppo questa zona è un po' fastidiosa. Io non riuscivo a chiedermi come mai ci mettesse così tanto a terminare il tatuaggio. Quindi non mi sono preoccupata, se io ti porto una foto e ti dico di farmela uguale, cioè una persona intelligente si attiene, visto che un tatuaggio è per sempre a ciò che gli viene chiesto. Niente, quando mi guardo alla fine del tatuaggio, non sapevo se ridere o piangere, vedevo tutta una macchia nera, una macchia scura che era completamente diversa da quella che gli avevo portato. E poi mi dice, tra l'altro, questo tatuatore o alla mia età o poco più giovane, quindi presumo, cioè, pensavo che li conoscesse, mi dice, ma come mai questa scritta Love is, e poi sotto avevo fatto scrivere Cremi, cioè l'iniziale del nome di mio marito è mia. E lui praticamente dice, gli rispondo per i personaggi, ah, ecco perché mi ricordavano qualcosa, da lì mi cascano le braccia a terra, capisco che non aveva capito niente, e infatti il tatuaggio non è brutto, ma non raffigura i due personaggi che inizialmente io avevo chiesto di ricopiare, in quanto le sfumature hanno modificato proprio i tratti di questi due bambini. Non è brutto come tatuaggio. Però non era quello che avevo chiesto. Comunque, questa è una storia, diciamo, mi sono trattenuta anche parecchi minuti, però per dirvi esattamente cosa è accaduto per questo tatuaggio. Quindi la moto, Cremi, perché quando io vivevo a Milano con mio marito, quando studiavamo all'università, avevamo una moto, un Vespone, che noi chiamavamo Cremi. Cremi perché l'iniziale reale di mio marito non è la E ma è la C, in quanto noi lo chiamiamo Enzo, ma il nome di mio marito non è meraviglioso, e se no mi sarei tatuata anche il nome per intero, quindi come abbreviazione diciamo gli abbiamo voluto dare Enzo, da sempre è stata quella. Però Cremi appunto era il nome della nostra moto. Poi cos'altro posso dirvi? Ho poi un cupcake, qua ho tre tatuaggi, ho un cupcake perché amo i dolci, si vede. Poi ho una stella, appunto come vi ho detto amo le stelle, con una scritta non vivo di luce riflessa. E ovviamente anche quello ha un significato, me la sono voluta tatuare perché sono una persona che è piena di difetti, però non copia niente da nessuno, nel senso che io sono certa e orgogliosa delle scelte che faccio, anche se a seconda delle volte possono essere anche sbagliate. Però amo le persone che abbiano carattere, che si sappiano e si vogliano sempre esporre e mai nascondere. Io sono una persona che nel bene e nel male dice sempre ciò che pensa, anche se in quel momento è scomodo, io dico sempre ciò che penso. Non vivo di luce riflessa proprio perché mi riferisco a delle persone, familiari che appunto vivono invece della mia luce. Non per modestia, non sono perfetta.
Però, sinceramente, non copio mai da nessuno. Tendo sempre, anzi, a fare l'opposto di quello che viene fatto. E quindi quello è il significato. Poi ho un fiocco, amo anche i fiocchi, è un fiocco di Minnie. E sotto c'è scritto 5. 5 che è un numero che a me piace molto ed è il numero anche dei componenti della nostra famiglia. Basta, dopo questo video molto mieloso, dove l'unica cosa che penso abbiate capito è che appunto c'è molto affiatamento tra noi 5. Non posso dire di avere dei tatuaggi. Ah, no, ne manca uno, perdonatemi. Manca il simbolo dell'infinito. Adesso, purtroppo non so come farvelo vedere. E dove ci sono sempre le iniziali mie e di mio marito. In teoria avrei voluto scrivere tutti i nostri 5 nomi che formavano l'infinito, ma avrei avuto un'ennesima gigantografia. Allora, un'altra domanda che magari mi viene fatta spesso è: ti sei pentita dei tatuaggi? Li rifaresti? Allora, vi direi sì, li rifarei, però probabilmente li farei prima, perché diciamo, quando ho iniziato non mi sentivo molto avanti con l'età. Adesso devo dire la verità che se ne ho fatti e ne ho aggiunto degli altri è perché ormai ne avevo. Altrimenti, se avessi dovuto prendere una decisione di tatuarmi a 50 anni, probabilmente non l'avrei fatto. Non l'avrei fatto perché il fisico non è più come quello di una volta, o perlomeno avrei scelto delle posizioni dove tatuarmi un po' più sicure, in quanto, ecco, la posizione della spalla, non avendo io delle belle spalle, è stata un po' azzardata. Quindi come posizione non l'avrei rifatta. Quello che mi piace da morire e non mi pentirei mai, non mi sono mai pentita, non mi pentirei mai di aver fatto, è questo nel braccio, nell'avambraccio. E poi nel fianco neppure, perché intanto se non lo voglio far vedere è sufficiente che mi metta un costume intero o comunque una maglia, a parte che non tendo a scoprire questa zona qui per ovvi motivi. E poi quello della gamba è rossetto, anche quello l'avrei fatto in una posizione più nascosta. Le scritte dietro no, però quelli che mi limitano, mi rendo conto un po' di più, sono questo. E il rossetto con il cuore nella gamba sono molto grandi. Forse avrei preferito farne in un 11-22, però più piccolini o comunque in posizioni più studiate. Non perché io, per carità, mi debba vergognare, perché nessuno di noi si deve arrogare il diritto di giudicare una persona che può avere 1, 2, 10 tatuaggi. Rimango del parere che ci sono persone che ne hanno solo uno e per me sono volgari. Come persone tatuate dalla testa ai piedi, che sono delle bellissime persone e non mi danno un senso sgradevole, quindi ritengo che non sia il tatuaggio a fare la persona, ma semplicemente la persona in sé, non è l'abbigliamento. L'abbigliamento è un contorno, l'aspetto fisico è un contorno, però la persona bella è bella dentro. Niente, questo video lungo e logorroico termina qui. Ripeto, qualsiasi domanda voi mi vogliate fare me la potete chiedere sotto al video, quindi mi potete chiedere, fare domande riguardanti anche la mia vita qua sotto al video. Vedrò se farvi un video magari insieme a mia figlia che appunto ha un altro canale dove rispondiamo entrambe a delle domande e niente. Vedete voi cosa volete chiedermi. Io vi ringrazio tantissimo. Se vi va, solo se vi va, iscrivetevi al mio canale. Se vi fa piacere, lasciatemi un like, solo se vi fa piacere. E quello che vi voglio dire è che noi ce la faremo.